Zvečerna moda prav gotovo ni vsakdanja. Marsikdaj se zgodi, da ženske potrebujemo lepo, elegantno večerno obleko in jo težko najdemo. Včasih so slednje prepolne bleščic in dodatkov, zato se nam zdijo preveč nakičene. Drugič pa so zelo enostavne in spet imamo občutek, da niso dovolj opazne. O tem smo se pogovarjali s strokovnjakinjo na področju poročne in večerne mode ter izvedeli marsikaj o poročnem bontonu, pa tudi o tem, kako izbrati pravo obleko za posebne priložnosti. La sposa deve essere bellissima, però anche chi le sta vicino deve essere all'altezza. Perciò mamme elegantissime e testimoni altrettanto eleganti, con però una speciale attenzione al fatto che devono essere sì bellissime ed eleganti, ma non devono oscurare la sposa, perché la sposa è l'assoluta protagonista di quel giorno. Per le mamme io consiglio qualcosa di sobrio, elegante e che le faccia soprattutto sentire a loro agio, perché è importante in una giornata così emozionante, impegnativa sotto tutti i punti di vista, avere addosso qualcosa di confortevole. L'eleganza è appunto imprescindibile, però si può trovare anche un compromesso appunto tra l'effetto wow e la sobrietà. Sembra difficile, ma in realtà tutto è fattibile. Per quanto riguarda i testimoni, a me personalmente piace l'abito lungo, se il matrimonio si svolge di sera, pomeriggio sera. Adesso va tanto di moda l'abito lungo anche perché lo vediamo nei film americani, è una tendenza fortissima e finalmente le ragazze capiscono che insomma le occasioni sono talmente poche che è meglio sfruttarle, perciò tranquillamente scegliere qualcosa che sia un po' più impegnativo, con attenzione ai colori. Confrontarsi sempre con la sposa è importante, chiedere a lei se l'abito rosso va bene, se il verde è accettato, insomma bisogna un attimino capire quali sono i suoi gusti e anche quali saranno i colori della sposa, che magari sarà sì in avorio, però avrà un bouquet magari con dei colori particolari. Quindi sempre deve essere tutto molto soft. Al giorno d'oggi abbiamo un po' abbandonato il tabù dell'abito elegante. Una volta sembrava che bisognasse essere eleganti solo ed esclusivamente ai matrimoni, veramente e basta praticamente. Invece adesso ci sono anche ragazze che per una serata un po' più speciale indossano vestiti scenografici. Siamo talmente condizionati ormai da quello che vediamo su internet, in TV, continuiamo a guardare immagini su Pinterest, perciò l'abito elegante d'effetto non è più una cosa così astratta. Possiamo indossarle anche noi, le occasioni le troviamo, se non ci sono ce le inventiamo, e anche una serata tra amici dove si festeggia magari un compleanno dal numero tondo può diventare l'occasione per un effetto un po' più scenografico. Ci sono anche abiti da sposa un po' convertibili, se vogliamo, nel senso non proprio al 100% da sposa, ma ammettibili anche per una serata diversa. Beh sì, oggi le tendenze sposa vedono una sposa molto diva e questo fa sì che l'abito magari più attillato, stretto, con un effetto nude, vedo o non vedo, diventi assolutamente un abito anche da sera, da cocktail, perché no? Ovviamente questo è meno facile con l'abito romanticissimo in stile principessa, però le varianti sono talmente vaste che troviamo sicuramente anche stili sposa che poi diventano mettibili in occasioni speciali. Basta vedere i red carpet che sono pieni di dive con abiti bianchi. E abbiamo visto proprio di recente anche Kate Middleton in Norvegia con un vestito rosa cipria da super diva che sembrava quasi un abito da sposa, quindi sicuramente l'occasione si trova. Magari non saremo invitate dal re di Norvegia, ma insomma anche nel nostro piccolo possiamo fare festa. Beh, a me piacciono i colori decisi, mi piacciono gli abiti che si fanno notare, lunghi assolutamente. E credo che una donna debba mettere almeno una volta nella vita un abito rosso, questo lo dico sempre ai miei clienti, una volta nella vita un abito da sera rosso va messo.
e poi ci va un po' a gusti, c'è chi ama l'effetto glitter, paillette, luminoso, chi invece preferisce puntare sul tessuto, sull'effetto lucido, scegliere sempre qualcosa che comunque rappresenti un po' lo stile e il gusto della ragazza che in quel momento va ad indossarlo. Vestiamo molte ragazze per la festa della maturità, che si usa in particolare in Slovenia, Croazia. Abbiamo tante diciottenni, neo-diciottenni che vengono a scegliere il vestito per questa festa speciale che poi rimane anche nei ricordi più belli della vita. E abbiamo un assortimento veramente vasto.